Buongiorno a tutti. Mi presento, sono il sindaco di Caprosio. Vi ringrazio tutti i partecipanti, la gente della vallata, anche se devo dire ne vedo un pochino, me ne dispiace. Poi i rappresentanti istituzionali, i colleghi sindaci, i loro rappresentanti, l'assessore e vicepresidente della regione Cavalliera, tutti i tecnici ARPA, ASL, il ingegner Lezzi di RFI. Quindi un grazie perché è il primo incontro, diciamo, che viene fatto in Vallata a cui partecipano tutti i soggetti attori di quest'opera. Il titolo la dice lunga dell'incontro: progetto, amianto e sorgenti. Queste sono un po' quelle che sono le emergenze di questo progetto. Quindi non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, non l'ha scoperta nessuno. E dall'inizio dei sindaci fanno presente queste problematiche, e a queste problematiche voglio delle risposte ben precise. Sta entrando il senatore Borioli, che ringrazio. No, stavo dicendo, emergenze che esigono delle risposte, perché non è che lo scoprono solo chi è contrario all'opera. È imparziale Borioli, Lascia sentire, lascia stare. Qui abbiamo, io spero che ci sia gente che ha voglia di ascoltare e di capire qualcosa di più, perché quello che pensate voi, nel senso rivolto a chi è contrario all'opera, lo so, lo sappiamo, e io non sono, tengo subito a precisarlo, visto che non ho capi e non ho nulla, tengo per sia chiaro una volta per tutte. No, mi lasciate parlare, perché siamo a casa mia, se permettete voglio parlare. Io voglio semplicemente dire questo: sgombriamo il campo, lasciate parlare un attimo, perché io non sono qua a favore dell'opera a dire quanto è bella l'opera e quanto è importante l'opera. Io sono semplicemente qua per dare informazione, possibilmente alla mia gente, di quello che accadrà sul mio territorio. E voglio una relazione imparziale su queste che sono le emergenze che abbiamo detto. Io chiedo semplicemente quello, dato che non sono a libro paga di nessuno. Dato che non sono a libro paga di nessuno, io vivo del mio lavoro che è macchinista delle ferrovie. Poi qualcuno dirà che poi magari faccio carriera all'interno delle ferrovie. Io spero di finire in pensione facendo il macchinista, perché è un lavoro che mi piace. Quindi sgombriamo il campo da questo, perché ci sono anche le forze dell'ordine, mi mettono pure sotto controllo il telefono, quant'altro, non c'è problema. Quindi io voglio parlare alla mia gente di quello che accadrà sul territorio. Questa è l'esigenza mia e di tutti i sindaci che sono qua presenti, perché siamo sindaci che viviamo sul territorio, io sono qua con la famiglia e con qualsiasi mia attività la svolgo sul mio territorio. Quindi sono il primo a subirne eventualmente, tra virgolette, i danni se ci fossero, e quindi sono il primo a pretendere che questi eventuali danni siano evitati o annullati del tutto, quindi lasciamo perdere tutte le altre risposte. Quindi, noi abitiamo su mare. Io abito qua, Io in motosiera. Quindi sono qua per capire anch'io. Ma chi non so, sono qua per sponsorizzare l'opera, Allora, stavo dicendo, adesso ho perso un po' il filo, ma non è importante. E volevo far presente una cosa, e non mi nascondo dietro le leggi, perché chi mi conosce sa che mi sono sempre assunto in prima persona tutte le responsabilità e le emergenze su questo territorio, ne abbiamo avuto a migliaia. Quindi non mi nascondo dietro il dito della legge, però volevo semplicemente dire per la mia gente, che abbiamo già in tutte le occasioni aggiornato, perché tengo a precisare che su questo territorio, a cominciare dal progetto preliminare, ad arrivare poi all'esecutivo, che tra l'altro non è stato neanche approvato dai comuni per ragioni normative, diciamo, in tutte queste fasi il sindaco ha aggiornato la sua popolazione
di quello che era la realtà del momento. Quindi tutti ad oggi, almeno a Carroso, ma ritengo anche negli altri comuni, sanno quelle che sono state le fasi di questo progetto. Quindi dico, legge obiettivo che ha stabilito alcune cose, arriviamo alla delibera CIPE famosa del 2006 che approva il progetto subordinando ad alcune prescrizioni e condizioni. Quindi questo volevo dire, nell'ambito di questo la possibilità di manovra dei sindaci è relativa e non mi nascondo. Cosa è stato fatto? Io adesso poi c'è chi ha seguito in prima persona che magari mi correggerà se salto qualche punto fondamentale, però io ritengo che il passaggio fondamentale che poi ha portato secondo me a dei progressi è stato quello che i sindaci, in prima persona devo dire i tre sindaci che sono qua della Valle, Voltaggio, Fraconato e Carroso, nel, se non sbaglio il 16 marzo 2012 a Voltaggio è stata organizzata un'assemblea pubblica, qui erano stati invitati tutti, favorevoli, non favorevoli, tutta la popolazione, i rappresentanti anche regionali, e in quella sede, per la prima volta forse, credo, lo reggeranno gli altri colleghi, da parte dei sindaci è stata la richiesta esplicita di porre in atto, anche per il progetto del Terzo Valico, la legge 4 regionale. Erano presenti gli assessori Cavallera, altri consiglieri regionali, e questa nostra richiesta è stata poi supportata dagli altri sindaci e dalla provincia. Dopo quel passaggio lì, la cosa fondamentale è stata quella che tutti i sindaci, proprio in conseguenza della legge 4, hanno creato dei tavoli tecnici e si sono incontrati, non dico quasi quotidianamente, ma poco ci manca. Quindi l'aver creato un organismo e dei tavoli tecnici che poi verranno più precisamente definiti dai miei colleghi, dicevo, questo ci ha dato la possibilità di essere uniti su questo tema e di fare delle richieste ben precise proprio sulle emergenze che, di cui si parla questa mattina. Quindi in seguito a quello sono stati creati poi dei tavoli appositi per l'amianto, per le sorgenti, per il progetto, per la trasportistica e quant'altro. Dopodiché, e chiudo, ci sono stati, secondo me, delle risposte precise a queste nostre richieste. Quindi dei passi avanti che sono stati fatti moltissimi. Ritengo che rispetto a quello che poteva essere la situazione della delibera CIPE e delle prescrizioni di quella delibera, molti passi avanti sono stati fatti su questo, sulla precisazione e gli chiarimenti che i comuni volevano. Si è arrivato pertanto a questa riunione pubblica proprio per dire alla gente, far sapere alla gente quelle che sono le risoluzioni a queste emergenze che sono state predisposte dai tavoli tecnici appositamente creati. Per l'idrologia, pensiamo che una delle emergenze era proprio l'acquedotto di Sottovalle e quindi è stata affrontata appositamente quella problematica lì, che poi vi diranno come è stata risolta. Il problema dell'amianto, si è lavorato moltissimo su quello, esiste un protocollo amianto revisionato quanto vogliamo, però che secondo me potrebbe essere anche un protocollo che potrebbe essere utilizzato anche in altre situazioni, perché sicuramente è una delle prime volte credo che viene affrontato seriamente la problematica dell'amianto, perché sappiamo appunto che la conformazione geologica del nostro territorio potrebbe portare a trovare materiale roccioso che potrebbe contenere l'amianto. Io quindi mi auguro che sia un incontro corretto, nel senso che si deve cercare di arrivare a capire di più di quello che non è stato fino ad oggi, quello che sono le problematiche relative a tutto il Terzo Valico. La riunione si svolgerà nel modo seguente, c'è una scaletta di interventi e quindi verranno illustrati da parte di
di chi ne ha l'onere, tutte le caratteristiche delle varie dell'oggetto della giornata. Dopodiché c'è un tavolino laggiù, chi si vuole iscrivere per fare domande. Dico domande, non interventi, perché vogliamo cose, domande precise, possibilmente, che possano far chiarire dubbi e per poterli poi chiarire alla gente che ha voglia di ascoltare, per farsi poi un'idea finalmente di quelle che sono le problematiche. Quindi io chiudo, comincerei al primo punto, quindi l'introduzione che viene fatta. Il secondo punto, dicevo, l'impostazione del progetto in pratica. Quindi lascio la parola al commissario governativo, dottor Lucchi. Grazie, mio intervento, diciamo, fuori sacco. Intanto ringrazio tutti i presenti, perché è fuori dubbio che quando si interviene su un territorio delicatissimo come questo, e in generale quando si interviene su opere importanti, impattanti, su un territorio nazionale che nella sua complessità è indubbiamente bloccato, queste occasioni di confronto sono occasioni che danno anche a noi che, come dire, siamo sul pezzo, l'opportunità di spiegare, al di là delle tante voci molte volte imprecise, molte volte non rispondenti alla realtà e magari anche non aggiornate rispetto al lavoro che si sta facendo per evitare di creare disagi a chi vive sul territorio e per quanto possibile prevenire aspetti che potenzialmente potrebbero essere dannosi per la salute. Questo è un aspetto che in questa realtà ovviamente è concentrato sul rischiamiento, ma in generale quando si realizzano, come dicevo, infrastrutture di questa dimensione, il problema del rischio abbraccia molti aspetti, quindi tutti coloro che operano nel settore sono perfettamente coscienti della necessità di prevenire ed evitare rischi non soltanto alle popolazioni, a chi lavora soprattutto, perché la prima realtà, la prima linea esposta al rischio in generale dei materiali non rispondenti alle caratteristiche di litige. Cosa vorrei dire? Noi ci siamo già incontrati nel 2010, se non ricordo male, ci siamo incontrati a Bortazzo, ci siamo incontrati a Novi, oggi ci vediamo qui. È chiaro che le voci contrarie a un'opera di questo genere ci sono ed è giusto che ci siano, vanno ascoltate. Vorremmo che queste fossero occasioni però non per un faccia a faccia, per una, diciamo, contrapposizione di realtà che naturalmente restano distanti, restano divaricate. Vorremmo che queste occasioni siano una serena opportunità di confronto e di spiegazione per tutti coloro che vogliono sapere, per dare la massima chiarezza su quello che si sta facendo, su quello che si andrà a fare e dare risposte sulle perplessità che chi è interessato a questo intervento, o perché lo vede direttamente, o perché comunque per qualsiasi ragione intende avere spiegazioni e ragioni, si possano qui dare. Siamo presenti in tutti quegli aspetti che rappresentano la realizzazione dell'opera. C'è RFI, cioè il soggetto che è deputato alla realizzazione in quanto rete ferroviaria italiana, c'è il general contractor, cioè colui che fisicamente realizzerà l'opera. E chiudo, facciamo in modo che questa occasione sia effettivamente l'opportunità per fornirvi tutte le indicazioni necessarie, tenendo presente che per quanto mi riguarda come commissario straordinario di governo, cioè come figura deputata a rappresentare l'anello di congiunzione tra il governo
e soprattutto il Parlamento, al quale io sono chiamato a riferire attraverso il Ministro delle Infrastrutture sulla realizzazione dell'opera e sulle sue problematiche, a fare in modo che questa sia una prima occasione, tenendo presente che tutte le volte che sarà necessario attraverso il sito internet che a brevissimo verrà attivato per le informazioni quotidiane e in ogni caso, con tutte, ripeto, le circostanze che lo richiederanno, noi siamo a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento e dipanare, e eliminare qualsiasi dubbio sulla chiarezza degli interventi che si fanno. Resto ovviamente, chiudo qui perché non voglio togliere tempo a chi dovrebbe venire, resto anch'io a disposizione per qualsiasi domanda che voglia fare. Grazie. Grazie a lei. Allora passiamo, dicevo, all'intervento per l'inquadramento del progetto, di RFI, e sarà l'ingegner Daniela Lezzi, responsabile di progetto appunto di RFI. Lascio a lei la parola. Buongiorno a tutti. Il mio intervento sarà breve, finalizzato a inquadrare l'opera nel contesto nazionale ed europeo, sperando di riuscire a dare, anche con esempi numerici, gli obiettivi che si propone quest'opera. La nuova linea ferroviaria al terzo valico dei Giovi si pone nell'obiettivo nascere per rispondere alla domanda del volume, grazie. Per dare risposta alla domanda di trasporto merci derivante dallo sviluppo del porto di Genova e dal trasferimento di una rilevante quota di trasporto dalla strada alla rotaia, con benefici per l'ambiente, la sicurezza e l'economia. In un mondo in cui il prezzo del petrolio aumenta, la congestione stradale è in continuo incremento ed incombe il cambiamento climatico, si impone di operare scelte sempre più orientate a modalità di trasporto ecosostenibili. Questa è stata recentemente confermata, questa strategia, dalla direttiva PARO dell'Unione Europea. Il terzo valico dei Giovi, infatti, si inserisce nel corridoio Genova-Rotterdam, che è uno dei corridoi della rete transeuropea di trasporto strategica, cosiddetta Core Network, che collega le regioni europee più densamente popolate e a maggior densità locazione industriale. I nodi strategici della rete sono Genova, Novara, Milano, Basilea, Rotterdam, Amsterdam. Detto anche corridoio dei due mari, in quanto collega il Mar del Nord col Mar Mediterraneo, si inserisce nelle rotte dei commerci più rilevanti, provenienti dall'Oriente, che attraverso il canale di Suez arrivano nel Mar Mediterraneo. Come spero evidenzi questa slide, lo spessore delle linee dovrebbe dare la dimensione dei traffici, quindi quanto più è spessa la linea, tanto maggiori sono i traffici. Questa slide dimostra che anche i traffici diretti all'Europa e all'Italia prediligono i porti del nord, Hamburgo, Anversa, Rotterdam, ai nostri porti del Tirreno. Questo perché sicuramente sono porti più infrastrutturati, questo sicuramente perché sono porti meglio collegati alla rete ferroviaria. Tenete presente che le merci, se dirette chiaramente all'Italia e al centro Europa, se potessero o se prediligessero i nostri porti, impiegherebbero 5 giorni in meno di navigazione. Parliamo un po' dei benefici ambientali del diversificare il trasporto dalla strada alla rotaia, dai camion ai treni. Do dei numeri che non sono miei, sono sviluppati dall'Unione Europea. Il maggior costo esternalizzato per il trasporto passeggeri e merci su strada rispetto al ferro viene dato da questi numeri.
Lo studio ha valutato in 8,8 centesimi di euro il costo associabile al trasporto di una tonnellata a chilometro su strada contro 1,9 centesimi di euro di trasporto sempre di tonnellata a chilometro. Quindi, in sintesi, se pensiamo che lo sviluppo previsto è quello di passare dagli attuali 2 milioni di TEU che vengono movimentati nel porto di Genova a 4 milioni di TEU, ripartiti secondo la direttiva unitaria dell'Unione Europea al 50% su strada e su rotaia, vorranno dire 1.800.000 euro a chilometro su strada contro 390.000 euro a chilometro su strada. Vorranno dire soprattutto 1 milione di camion in più all'anno sulle nostre strade contro 39.000 treni all'anno. Occorre evidentemente una politica che attragga alla modalità sul ferro il trasporto delle merci togliendo la strada, quindi treni più lunghi, treni più pesanti che possano portare i container di grandi dimensioni e senza limiti di talona. Le linee esistenti, i due valici esistenti che sono la linea di Giovi e la succursale di Giovi, risalgono rispettivamente agli anni 50 dell'Ottocento e al 300. Le esigenze di trasporto erano sicuramente diverse da quelle attuali. La linea di Giovi presenta una pendenza del 35 per mille, ha una vocazione, scusate, chiaramente ha una vocazione evidentemente regionale. La succursale di Giovi, che nasce proprio per ridurre quella pendenza di valico del 35 per 1000, ha comunque una pendenza del 17 per 1000 e una tortuosità di tracciato. Entrambe queste caratteristiche sono incompatibili con l'esigenza appunto di trasportare treni lunghi, pesanti e senza limiti di Saloma in galleria. Il terzo valico di Giovi presenta evidentemente queste caratteristiche, una linea ferroviaria che è stata progettata secondo gli standard europei dei corridoi europei, si chiamano specifiche tecniche di interoperabilità, tese appunto a rendere interoperabile la rete di tutti i paesi dell'Unione Europea. Molto velocemente, come sapete, il tracciato si sviluppa prevalentemente in galleria, privilegiando evidentemente la sicurezza in galleria. Da ultimo volevo dare i numeri relativi agli importi. Il limite di spesa fissato dal CIPE all'approvazione del progetto è di 6 miliardi e 200 milioni di euro. L'opera è stata quindi divisa in lotti costruttivi. Tengo a precisare che però il progetto definitivo approvato riguarda l'intera opera. È stata divisa in lotti costruttivi e sino ad oggi sono stati assegnati finanziamenti per 1.619 milioni di euro. Il governo italiano ha assunto l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera. Ad oggi l'attivazione dell'opera è prevista al 2020. Lascio la parola agli interventi più tecnici e resto ovviamente a vostra disposizione per qualunque domanda a cui volete fare. Grazie. Sì. L'altro intervento lo farà il dottor Mallarino, che è rappresentante del comitato all'interno del comitato tecnico dei sindaci, sempre per quanto riguarda istituiti proprio con legge regionale 4. Bisogna abbassare un po' il volume. E forse si sente. Intanto buongiorno a tutti. Il mio intervento è finalizzato a sottolineare quella che è stata l'attività degli enti locali in questa partita che, come avete sentito, è particolarmente complessa. Credo che i due interventi precedenti, quello del commissario di governo e dell'ingegner Lezzi, che è responsabile di progetto per quanto riguarda l'RFI, abbiano già illustrato e dato conto dell'importanza di quest'opera. Come si innesta l'attività degli enti locali?
qui vi tratteggerei brevemente una cronologia di interventi che già in parte è stata chiamata prima, per cui lo farò in termini abbastanza rapidi. Il 16 marzo 2012, per quanto riguarda la Valle, è stato un incontro pubblico a Voltaggio, già citato, che ha dato luogo, era un venerdì, quindi il lunedì successivo, ad un documento che i tre sindaci che si erano qui al tavolo, di Fraconalto, di Carrosio e di Voltaggio, presentarono alle istituzioni sovraordinate, al governo e ovviamente a tutti gli enti interessati. In questa richiesta erano contenuti già in realtà in luce moltissimi elementi che poi sono stati ripresi in un documento già citato in precedenza dal sindaco di Carrosio, che è la richiesta di moratoria, siglata però in maniera più estesa dai comuni del territorio, ad eccezione di uno, però già quindi qui c'erano contenute in questo documento, in questa lettera, delle istanze legate in particolar modo alla tutela per quanto riguarda l'eventuale rischio amianto, l'eventuale rischio di intercettazione delle sorgenti idropotabili con conseguenze ben note, e in particolar modo era la richiesta rivolta alla regione Piemonte dell'inserimento all'interno della legge 4 di cui poi parleremo. Ma sempre dando conto di questa cronologia, il 30 luglio 2012 la provincia approva un ordine del giorno, l'amministrazione provinciale, che contiene e fa propri le istanze dei tre comuni citati, ma anche quelle che contestualmente, e qui non sono rappresentate, ma che contestualmente i vari comuni interessati ai diversi livelli, dai comuni di pianura, quindi parlo Serravalle, Arquata, Novi Ligure, Tortona, hanno presentato al Consiglio, alla provincia, quindi il Consiglio provinciale ha raccolto queste istanze facendole proprie in questo ordine del giorno approvato. Nell'agosto 2012 la Regione Piemonte accoglie le richieste di comuni e provincia e inserisce il terzo valico all'interno delle grandi infrastrutture strategiche, e quindi diventa vigente la legge regionale 4 del 2011. Il 20 dicembre vi è stata la nomina dei rappresentanti dei comuni in seno a quelle due strutture che sono il comitato di pilotaggio e la struttura di coordinamento tecnico operativa, istituite ai sensi della legge 4. Il 9 marzo 2013 la richiesta di moratoria. Questo è il percorso in sintesi. Già si è parlato della legge obiettivo, che di fatto non vedrebbe un ruolo sufficientemente efficace in questa fase di realizzazione dell'opera, di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera da parte dei comuni, i quali tuttavia attraverso i meccanismi e quelli che sono gli organi di gestione della legge 4 si trovano invece ancora a discutere di alcune tematiche che ritengono fondamentali per il loro territorio. Quindi la legge 4. La legge 4 è una legge regionale del Piemonte che è stata varata nel 2011 e che era fondamentalmente indirizzata alla Torino-Lione. Successivamente, come avete visto dalla scaletta precedente, in realtà è stata inserita anche l'opera del terzo valico ferroviario, e quindi è previsto, ai sensi appunto di questa normativa, che venga istituito un comitato di pilotaggio, che è una cabina di regia che contiene al proprio interno tutti i soggetti ai diversi livelli istituzionali, quindi la rappresentanza dei comuni, la provincia, la regione e naturalmente anche RFI, il commissario di governo, i quali devono occuparsi della cabina di regia politica di quest'opera. Esiste poi la struttura di coordinamento tecnico operativa, dove vi sono invece le rappresentanze tecniche dei diversi livelli istituzionali citati, e poi è prevista la possibilità di dare vita a comitati specifici che siano competenti per materie specifiche o per ambiti territoriali. La richiesta di moratoria. La richiesta di moratoria è presentata il 9 marzo, e quindi seguiamo un po' questa cronologia, questa scaletta presentata all'inizio. Prevedeva in realtà quattro punti fondamentali, anche altri, ma soprattutto poneva l'attenzione su questi aspetti. Tutti i sindaci, quindi non soltanto più, come era accaduto nel 2012, i tre sindaci della Valleme, ma tutti i sindaci del territorio interessato dall'opera, chiedevano alle diverse istituzioni l'attenzione per quanto riguarda la tutela della salute e il rischio amianto. L'individuazione e la messa in atto di quelli che sono gli interventi di tutela delle risorse ambientali, e quindi affrontare il rischio di sterilimento delle sorgenti idropotabili, individuare e valutare la possibilità di conferire lo smarino, che è il materiale che si crea con la realizzazione delle gallerie e che deve essere conferito a dei siti di pianura, dei siti di deposito di pianura, utilizzando dei mezzi alternativi alla viabilità ordinaria. Infine, l'acquisizione di quelle che sono le
positive e concrete ricadute economiche che il territorio nella sua interezza deve poter registrare. In particolar modo per quanto riguarda il territorio di pianura si sottolineava la vocazione del territorio che è sempre stata la logistica, e facendo riferimento in particolar modo ad alcune realtà, che da Arquata, passando per Novi, per Tortona, Pozzolo e Alessandria, si sono sempre a vari livelli occupate di questo importante aspetto. Contestualmente all'attivazione della legge, procedeva in parallelo un'altra attività, che è un'attività, che è un compito istituzionale della Regione Piemonte, nel senso della legge 3099, che è legata al piano cave e al piano del traffico. Come abbiamo visto, la realizzazione dell'opera si ricava del materiale che in quota parte viene riutilizzato per realizzare l'opera stessa, ma durante gli scavi vi è anche un materiale che non viene utilizzato, che non può essere per sue caratteristiche riutilizzato. Questo materiale va conferito, quello che si chiama smarrino, va conferito nei siti di deposito. La conferenza di servizi si è occupata in particolar modo di questi aspetti, e da subito gli enti locali hanno manifestato la necessità per alcune situazioni, per alcuni cantieri operativi, segnatamente quelli di Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, di utilizzare una modalità di conferimento di questo materiale che non fosse esclusivamente la viabilità ordinaria, per problemi legati all'intasamento ovviamente delle arterie viabilistiche, per problemi di natura ambientale, l'inquinamento della PM10, per problemi di incidentalità. E questo aspetto è stato recepito in tempi molto recenti, perché la conferenza di servizi che si è aperta, come vedete, il 21 novembre 2012, si è conclusa l'11 dicembre scorso, e la Regione, nella delibera, ha accolto queste richieste degli enti locali. Intanto, a seguito della moratoria dell'attivazione della legge 4, sono stati istituiti due tavoli tecnici che si sono occupati in maniera specifica della gestione del rischio amianto nelle aree interessate dai lavori di scavo e all'individuazione di quelle che sono soluzioni adeguate in caso di eventuale sterilimento delle sorgenti interferite dall'opera. Ed è proprio di questi tavoli istituzionali che poi verrà dato, di questi tavoli tecnici che verrà dato poi conto in maniera molto precisa e dettagliata, perché sono i due aspetti, diciamo, che erano primi due aspetti, quelli prioritari, che erano oggetto della richiesta di moratoria. Dobbiamo poi, per dare una panoramica completa di quella che è stata l'attività degli enti locali, dare conto anche delle attività istituzionali nei confronti delle istituzioni sovraordinate e in particolar modo del governo. E sotto questo profilo dobbiamo sottolineare che è stata la prima volta che i sindaci, o una rappresentanza dei sindaci del territorio, quindi del territorio complessivo che va parte dalla Bocchetta, arriva per quanto riguarda il Piemonte fino a Tortone ed Alessandria, dicevo, una rappresentanza dei sindaci è stata ricevuta a Roma dal ministro il 1 agosto, dove ha avuto garanzie dal ministro del rispetto di quello che è il ruolo degli enti locali, assolutamente in pari dignità rispetto a quelli degli enti sovraordinati, quindi per taluni versi ribaltando un pochino il concetto di legge obiettivo, insomma, quindi aprendo agli enti locali. Il secondo incontro, che era già di fatto programmato, perché quando nel corso del primo incontro a Roma il ministro preannunciò una visita in Alessandria, il 28 ottobre fu in prefettura, dove sottolineò una volta di più l'importanza dell'opera e ascoltò ancora quelle che erano le istanze dei comuni. In quella sede gli enti locali hanno ribadito alcune richieste in ordine a, ovviamente, alla valorizzazione della vocazione logistica del territorio, all'opportunità di avviare una campagna di informazione, e questo è un tema particolarmente spinoso, diceva prima il commissario. L'informazione sul territorio fino ad oggi è stata un'informazione univoca, non sempre corretta, questo purtroppo va segnalato, tesa qualche volta anche ad allarmismi che forse non sono così giustificati, e oggi ne daremo conto ragionando proprio sui due temi fondamentali, amianto e risorse idropotabili. In più, ovviamente, una richiesta che i comuni fanno per quanto riguarda quella che è l'accompagnamento ambientale dell'opera da parte di ARPA. Sappiamo che ARPA per noi è il nome tutelare, è il soggetto che deve di fatto garantire la
la corretta esecuzione e l'applicazione di quelli che vedremo sono i due protocolli legati alla gestione del rischio amianto e alla gestione del rischio idrogeologico. In più c'è stato ancora un passaggio che è la formalizzazione di quello che è il piano di utilizzo delle terre, che probabilmente la diapositiva è andata, non è stata progettata bene, però il piano di utilizzo delle terre, che di fatto è un adempimento ai sensi di un decreto ministeriale del 2012, numero 161, che è legato proprio alle modalità con cui deve essere utilizzato quella frazione di sottoprodotti che si chiama smarino. Ho usato il termine sottoprodotti perché di fatto ai sensi del 161 proprio di questo si tratta. Sono prodotti che vengono sottoprodotti dell'attività estrattiva, dell'attività di realizzazione delle gallerie, che vengono conferiti nei siti di deposito tendenzialmente in pianura e nelle zone di rimodellamento morfologico, come ad esempio il caso delle scale sedimentarie qui proprio in Valle. Ovviamente è importante questo passaggio perché, al di là dell'approvazione del piano che ha presentato il General Contractor, viene ribadito in un passaggio che per tutte le attività di scavo delle gallerie è confermato, ribadito l'obbligo di effettuare campionamenti al fronte in conformità con quanto riportato nel protocollo di gestione del rischio amianto, che poi dopo vi verrà puntualmente illustrato. Di fatto il territorio con questa sua azione ha ottenuto alcuni importanti risultati. Gli enti locali sono stati in questa operazione spalleggiati in modo forte, sono stati sostenuti in modo molto significativo da tutte le istituzioni ai vari livelli. In particolar modo lo è stato dalla provincia, subito nella prima battuta si è inserita la regione, che ha dato una collaborazione di natura tecnica e non solo, importantissima, così ha fatto ARPA, si è collaborato strettamente per riuscire a raggiungere questi primi due obiettivi, che sono i due protocolli che poi verranno illustrati. Tuttavia gli enti locali sottolineano che vi sono ancora alcune istanze che non hanno trovato una risposta, che è una risposta concreta, che devono in qualche modo invece trovare una soddisfazione per avere intanto la possibilità di portare la propria voce in una sede, se possibile, ancora più alta. Ecco allora la richiesta di costituzione del tavolo istituzionale, così come quella dell'osservatorio tecnico permanente. Si ribadisce ancora la necessità di attivare una campagna di comunicazione che sia più efficace e che dia conto di tutto il lavoro che è stato svolto in questo periodo. Definire ancora le opportunità di sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione del ruolo logistico della provincia di Alessandria. Si chiede un coinvolgimento diretto da parte di RFI, anche se devo dire che al di là della presenza degli ingegneri RFI abbiamo registrato un netto cambio di registro su questo profilo, perché in realtà abbiamo avuto la possibilità in più frangenti di confrontarci con RFI, quindi il territorio ha avuto modo di porre, mostrare e presentare le proprie idee e le proprie strategie di sviluppo per quanto riguarda questo tema specifico legato alla logistica, ed è stato istituito in regione ad hoc, sempre all'interno della legge regionale 4, un tavolo che si occupa specificatamente di logistica. I enti locali chiedono la definizione delle ricadute sul territorio in termini di opportunità occupazionali, il reperimento di fonti di finanziamento per realizzare quel progetto di sviluppo territoriale che è previsto ai sensi della legge regionale 4/2011. L'introduzione di misure a favore della fiscalità per i territori interessati al passaggio dell'opera è un tema che non è stato in realtà praticamente ancora affrontato, ma un tema estremamente importante, così come la possibilità di ridurre il consumo di suolo e quindi di valutare come sia nella scelta dei campi base, che erano previsti a livello di progetto definitivo ma che in fase esecutiva meritano sicuramente un ripensamento, una rivalutazione, di valutare anche la possibilità di utilizzare delle strutture sia pubbliche che private che sono presenti sul territorio in alternativa quindi a un consumo di suolo per l'alloggiamento ovviamente dei tecnici, delle maestranze, delle ditte che lavoreranno. La verifica di quello che è il programma esecutivo delle opere legate agli accordi procedimentali, della permeabilità delle linee storiche, il potenziamento di un servizio metropolitano invece per quanto riguarda l'aspetto passeggeri, che è un aspetto a noi molto dolente nel nostro territorio, e un maggiore coinvolgimento dell'osservatorio ambientale che è stato istituito
presso il Ministero, e al quale noi abbiamo sempre rivolto delle richieste per affinché sia più vicino ai territori. Per sentire la presenza dell'osservatorio, che è un organo assolutamente importante, molto molto più vicino al territorio, quindi molto più attento ed incisivo direttamente sull'opera. Questa è sostanzialmente l'attività, così per grandi linee, che gli enti locali hanno svolto. Adesso credo che la parola tocchi invece all'illustrazione dei protocolli. Grazie. Siamo alla parola. Dicevo, lasciamo la parola all'ingegner Carpi della direzione trasporti e responsabile del gruppo di lavoro rischio amianto della regione Piemonte. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, io sono qui per colpa della moratoria sostanzialmente. Nel senso che l'attività per cui sono stato chiamato a coordinare il tavolo per la gestione dell'amianto, non parlerei di rischio in questo momento perché poi ve lo spiego, è un tavolo che si incardina nell'attività in realtà dell'osservatorio ambientale, poi vi spiegherò l'architettura che è un po' macchinosa ma merita di essere illustrata quando inizia. Se no non si riesce a capire dove e perché questo amianto si cerca di gestirlo e con quali strumenti. Io quindi sono stato incaricato di coordinare questo tavolo sono un tecnico della direzione trasporti ma con una formazione scolastica che insomma mi ha portato a superare esami tipo mineralogia, petrografia, costruzioni di gallerie, quindi insomma non sono un aeronautico prestato a gestire l'amianto e poi ve lo racconta come viene. Allora, l'architettura su cui si incardina il lavoro è quella che vi sto presentando. Io in pratica mi occupo, forse non si scelgere, ecco, il puntino non si vede, ma questo però lo uso soltanto per stare col cane delle pettere. E questo è il tavolo che praticamente io coordino. E questo tavolo deve riferire a un coordinatore del tema in ambito dell'osservatorio, che è il direttore. Il coordinatore di questo tavolo, insieme al coordinatore del tavolo di idrogeologia, il tavolo di idrogeologia è gestito da il mio collega, anche lui competente in materia, vengono raccordati dal componente del Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente, in ambito dell'osservatorio ambientale, riferisce. E l'osservatorio ambientale, come vedete, ha un'interazione diretta con la Commissione tecnica di via del Ministero dell'Ambiente. Allora, questa architettura serve ad illustrare il fatto che c'è un legame tra quello che facciamo qui e un momento, che può essere un momento importante amministrativo, per ottenere prescrizioni, ancorché a valle di una istruttoria autorizzativa già conclusa. Vi spiego. Quando noi abbiamo cominciato a gestire, a lavorare per affrontare il tema che era richiesto dalla moratoria, non avremmo avuto modo di produrre una documentazione che avesse poi la forza di diventare prescrittiva se non avessimo lavorato correndo per arrivare a prendere l'opportunità che ci veniva offerta dal fatto che COCIV chiedeva con una sua istanza di poter avviare anticipatamente dei lavori del primo lotto. Infatti, nella verifica di attuazione del progetto esecutivo del COCIV c'è stato un momento amministrativo dove il Ministero dell'Ambiente, con la determina direttoriale del 2 agosto, ha potuto inserire delle prescrizioni che qui adesso vi mostro. Non so se riuscite a leggere, eventualmente vi leggo io la numero 1. Le operazioni di scavo delle gallerie sono subordinate
al recepimento in sede di progetto esecutivo e metodo realizzativo dei lavori e dei risultati dei lavori di cui ai tavoli istituiti per le tematiche amianto e idrogeologia. E anche il campionamento dei materiali si è eseguito in conformità al protocollo di gestione del rischio amianto predisposto dalla Regione Piemonte per l'Osservatorio Ambientale del Terzo Valico di Giovi. Allora, ecco che questo è il momento in cui si può dire che il nostro lavoro ha cominciato ad avere una certa cogenza per chi portava avanti il lavoro. Quindi, se è vero che può essere antipatico avere i lavori anticipati sul territorio, però almeno è altrettanto mitigato il fatto che c'è un accompagnamento dell'avvio dei lavori. E questa è una prescrizione che non poteva esserci in quanto che la delibera del CIPE è del 2006. Quindi questa è una prescrizione aggiuntiva. Naturalmente noi per arrivare in questo momento ad avere qualcosa di pronto abbiamo veramente fatto le corse, perché come diceva prima il dottor Mallarino, si è partiti più o meno nella primavera, questa è la determina di agosto, c'è stato veramente poco tempo per predisporre un primo documento e questo primo documento poteva soltanto avere quello che scrive qui, dei criteri e delle metodiche di attenzione, soprattutto per quanto riguarda il campionamento dei soliti al fronte, in previsione dell'avvio dei lavori. Ad agosto i lavori non erano ancora avviati all'interno della galleria per cominciare a proseguire lo scavo delle colonne ginnastiche. Allora, come è composto il tavolo? Il tavolo si compone di questi soggetti che vi ho indicato nella slide, e volutamente qui non ci sono ancora inseriti alcuni soggetti fondamentali che invece in Liguria li hanno coinvolti fin da subito. E c'è un motivo ben preciso, cioè noi abbiamo pensato di coinvolgere la direzione sanità, ma non lo Spresal, cioè non coloro che hanno competenza all'interno cantiere, perché il protocollo di cui ci vogliamo occupare è un protocollo che deve avere competenza verso la salute pubblica, cioè quello che riguarda l'esterno del cantiere. Esterno del cantiere significa non andare a vedere cosa succede direttamente al fronte, perché quello è competenza di altri. Naturalmente è l'ARPA che qui diventa il soggetto è l'agenzia tecnica preposta a fare quelli che sono i controlli. Allora uno potrebbe dire, beh, ma se c'è già l'ARPA perché fare anche questo tavolo? Beh, l'ARPA ha dei compiti istituzionali, quindi i controlli li avrebbe fatti comunque. Però in realtà con questo protocollo si è cercato di proceduralizzare qualche cosa che solitamente è assente. Mi spiego. Le metodiche di campionamento della roccia al fronte per poter decidere se quella roccia può potenzialmente presentare delle formazioni ofiolitiche, cioè quelle formazioni che hanno come accessorio un minerale molto pericoloso che è l'amianto, che se viene trattato può essere volatilizzato e di queste fibre che si volatilizzano ce ne sono alcune estremamente pericolose, oppure no. Quindi è una proceduralizzazione di qualcosa che è preventivo. Naturalmente questo protocollo presume e cerca di definire in modo accettato quello che deve essere un limite per gestire e definire il pericolo o il rischio, visto che la normativa per gli ambienti aperti, gli ambienti di vita, non determina un limite di presenza d'amianto nell'aria, quindi la fibra aerodispersa, in modo preciso. Noi abbiamo fatto riferimento ad alcuni suggerimenti, in particolare con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, però questo è un metodo di legge. La prima volta che è stato scritto ed è stato praticamente accettato dal tavolo è in questo protocollo. In questo protocollo noi abbiamo scritto per la prima volta che una fibra litro dovrà essere il limite che discrimina tra ciò che è tutta una serie di attività di attenzione e tutto ciò che è invece un'attività di sorveglianza.
Allora, il protocollo, vabbè, intanto spero di essere abbastanza obiettivo e di come dire, mostrare onestà intellettuale, quindi non fare una narrativa che cerchi di convincere nessuno di niente, quindi sto cercando di illustrare le cose come stanno. E il protocollo è stato impostato, direi, combinazioni, partendo da quelli che sono poi degli elementi che erano già inseriti nelle DGR con cui la Regione ha espresso parere, tanto per l'autorizzazione dei cunicoli, tanto per l'autorizzazione dell'opera principale. Qui vi sto proiettando per esempio l'estratto della DGR relativa ai cunicoli, dove in giallo ci sono i passaggi salienti, ma come vedete c'è un paragrafo dedicato al bagnato. Quindi la Regione ha sempre riconosciuto la potenzialità di questo pericolo nel realizzare quest'opera, quindi la potenzialità di incontrare nello scavo delle gallerie delle rocce potenzialmente come dire, portatrici di pericolosità. Queste sono delibere del 2004 e del 2005, quindi non è una novità. Allora, nella delibera per l'espressione di competenza sul progetto definitivo della grande opera ci sono già gli ingredienti che sono stati recepiti nella deliberazione CIPE, ma ci sono già gli ingredienti che hanno poi costituito il via del lavoro del protocollo. Può sembrare una combinazione, però in entrambe le delibere le abbiamo già trovati e vi posso dire che è una buona cosa. Allora, quindi definire meglio le procedure in caso di riscontri oggettivi, il che significa che non erano affatto chiare oppure sono del tutto assenti. Intensificare i controlli nel tratto di galleria compreso tra il sondaggio 13 e il sondaggio 15. E qui ci troviamo, se riuscite a vedere, ma il sondaggio 13 è questo, siamo al passo della bocchetta, e il tratto che veniva richiesto di approfondire passando per Fraconalto arriva a Voltaggio, e questo è il sondaggio 15. Quindi vedete che in queste formazioni i sondaggi hanno individuato un quadratino verde, queste sono le rocce potenzialmente amiantifere, le ofiorite. Allora, anche per il monitoraggio i campionamenti relativi dovranno rilevare la concentrazione di fibre totali ed asbestiformi aerodisperse. Allora, questo è un po' il via del lavoro. Allora, il protocollo quindi che è stato elaborato attiene esclusivamente al rischio ambientale, questo protocollo, però non è che il lavoro del tavolo si esaurisce con questo protocollo. E, intanto il protocollo è un documento dinamico, perché come abbiamo visto da agosto, dove c'è stata una prima versione che ha prodotto un primo risultato, il protocollo ha dovuto comunque evolversi perché c'è stato l'avvio dei cantieri, il cantiere evolve e ci sono naturalmente le necessità di accompagnare l'evoluzione dei lavori, quindi il protocollo deve comunque adeguarsi. Faccio un esempio per tutti: se prima di avviare i lavori l'impresa non poteva prevedere di poter scavare con una tecnica di scavo che poi si è ritenuta necessaria ad attivare, il protocollo ha dovuto ricomprendere anche quella fattispecie, affrontarla e cercare di porre in essere quelle che sono le prevenzioni necessarie. Come ho detto prima, quindi il protocollo si rivolge a quello che è l'ambito di competenza dell'ARPA, cioè l'esterno cantiere, e va a monitorare quelle che sono le fibre particolari di amianto, quelle che sono inalabili, quelle che possono provocare per esposizione quelle patologie che mi sono state raccontate per esempio in una serata di ottobre per quanto scrivia da esperti sanitari. Allora, le fibrille
incriminate sono quelle che, non lo dico io, qui c'è, sono le definizioni dell'International Agency for Research on Cancer e l'OMS, sono quelle fibrille che hanno una geometria particolare, quindi devono essere fibre di amianto, ma caratterizzate da un rapporto 3-1 tra la lunghezza e il diametro, una lunghezza minima di circa 5 micron. In questa slide rimarchiamo come il primo elemento importante, oggetto del protocollo che porta con sé, è aver stabilito un limite che la normativa invece non aveva stabilito. Oggi forse le procure del Piemonte cominciano ad allinearsi, a concordare su questo limite, però fatto sta che c'è un vulnus legislativo in questo senso. Allora, la strutturazione del protocollo operativo. La strutturazione del protocollo operativo ha dovuto fare i conti anche con quelle che sono le organizzazioni necessarie per realizzarlo, quindi si è partiti da quello che è la definizione di un modello geologico, per quanto lo si possa avere affinato, dal modello geologico cercare di ricostruire quello che è il profilo geomeccanico, cosa che comunque il proponente deve fare, perché il profilo geomeccanico è funzione della classificazione delle masse rocciose per stabilire con quali metodi si scavano, con le tecniche si scavano, ma anche con quali sezioni si dovrà sorreggere l'apertura del foro, quindi quelli che sono i rivestimenti da porre in essere. In funzione delle tecniche di scavo abbiamo cercato di escogitare le metodiche di campionamento della roccia al fronte, perché non si può pensare di fermare i lavori per delle giornate per poter fare il campionamento, quindi il campionamento deve essere qualcosa che accompagna le operazioni. E quello che dicevo prima, le metodiche di scavo sono sostanzialmente le due grandi famiglie, quella meccanizzata e quella tradizionale. In quella tradizionale si possono distinguere altre categorie di tipo tradizionale, tipo l'uso del martellone, che appunto era quella non prevista qui in Piemonte, poi è stata introdotta, l'uso dello scavo con esplosivo e l'uso di scavo con esplosivo preceduto dal consolidamento. Poi ve le illustrerò. Resta il fatto che attualmente con queste quattro metodiche di scavo che possono essere poste in essere, noi abbiamo dovuto escogitare quali sono le tecniche migliori per andare a campionare. Campionare significa estrarre del materiale che sia rappresentativo di quello che verrà abbattuto. Naturalmente è un'operazione che è, come dire, dettata da dei criteri che non ci si inventa. In questo caso ci siamo avvalsi di specialisti, in particolare del Politecnico di Torino, che hanno un'esperienza confermata tanto di amianto quanto di metodiche di scavo. Il campionamento fatto al fronte però è un campionamento che ci può portare ad una doppia possibilità, e cioè il campionamento svolto e le analisi che ne conseguono ci dicono che non ci sono pietre verdi, allora ci si riferisce al decreto ministeriale 161 a rete della roccia da scavo, che ci dicono che il campionamento va ripetuto con una certa frequenza. Nel nostro caso, per la galleria Vallena, che è il cantiere aperto che ci preme di più, corrisponde a circa 64 metri di avanzamento. Quindi vorrebbe dire che uno fa il campionamento all'inizio dei lavori, poi dopo 64 metri di avanzamento li ripete. Nel frattempo, punto di domanda, uno dovrebbe essere tranquillo, però andremo a vedere che tutta questa tranquillità in realtà non ce la possiamo permettere sostanzialmente. Se invece si trovano le pietre verdi, allora scattano delle azioni che sono protocollate all'interno di questo documento e proceduralizzano quelle metodiche, quelle frequenze con cui bisogna procedere. Naturalmente trovare la pietra verde non significa trovare per forza l'amianto, e soprattutto non significa andare disinvoltamente a scavare per polverizzarlo e quindi liberarlo nell'aria, anzi
si dovranno porre in essere tutti quegli accorgimenti per evitare che ciò accada. Quindi si può gestire il problema, naturalmente è procedibile. Oltre alle metodiche di campionamento, già il protocollo della prima versione aveva previsto una rete di monitoraggio dell'aereo di esterno, perché anche qui non è detto che se noi mettiamo il geologo al fronte che visiona il fronte, per vedersi anche traverso, però per quanto esperto non può accorgersene. Facciamo il campionamento, mandiamo il campione in laboratorio a fare le analisi, però una volta mandato il campione in laboratorio a fare le analisi c'è un lasso di tempo, il cantiere continua a procedere, mentre si procede si incoccia in qualche cosa che può essere problematico. Come possiamo accorgercene? Allora è necessario avere un sistema di sentinelle, che sono le centraline per l'aereo disperso, che devono essere dislocate anche con una certa logica, e poi vedremo la logica. Infine, in conseguenza di quelli che sono i livelli di pericolosità che possiamo classificare in funzione delle situazioni oggettive che andiamo a profilarci, stabilire con quali azioni procedere. Naturalmente le azioni di questo documento, di questo protocollo, sono le azioni che vi ho citato prima, che sono quelle azioni che afferiscono all'ambiente. Per gli aspetti sanitari, il protocollo, che nel frattempo, dico, da agosto ad oggi ha avuto una serie di implementazioni e oggi abbiamo prodotto, chiamiamola la release 2.0, cioè la versione più completa e attualizzata rispetto all'accompagnamento dell'opera, è un documento che vorremmo di nuovo far approvare in un momento amministrativo, e per fare questo lo abbiamo ricondotto ad un altro tavolo istituzionalizzato della Regione Piemonte, che è il Comitato Direzione Regionale per l'Amianto, istituito presso la Direzione Sanità, a cui partecipano anche la Direzione Ambiente, lo Spresal e il Foro Amianto. Esattamente la dicitura, questo accreditore sembra un po' complesso. Allora, il Comitato Direzionale Regionale per l'Amianto, che ha il compito di definire le linee strategiche, le attività di pianificazione e programmazione globale da intraprendersi per la gestione del sistema, nonché le funzioni di coordinamento tra il Centro Regionale per la Ricerca, Sorveglianza e Prevenzione dei rischi d'amianto, cioè il Centro Sanitario Amianto, è il polamianto dell'ARPA, cioè il centro ambientale dell'amianto, è il luogo dove abbiamo portato il protocollo e dove in linea tecnica ha già avuto la sua approvazione. Adesso stiamo facendo le corse affinché questo protocollo possa essere approvato in osservatorio ambientale, per poi farvi fare di nuovo quel percorso che vi ho illustrato all'inizio, quindi poter produrre nuovamente un atto amministrativo che renda cogente questa nuova versione. Avevo preparato adesso probabilmente una breve illustrazione di quello che si era fatto per il campionamento già nella versione vecchia del protocollo, cioè questa è l'illustrazione di come si dovrebbe applicare un metodo statistico per fare il campionamento al fronte, cercando di sposare uno schema che serve a noi con quello che è lo schema per avanzare con l'uso dell'esplosivo. Quindi questi fori, che sono quelli rappresentativi per estrarre un campione da analizzare, dovrebbe essere calato o sovrapposto possibilmente a quello che è uno schema di tiro per fare le perforazioni, caricare con le mine e fare la volata, e così si potrebbe con la stessa perforatrice fare il campionamento e avanzare. Questo invece è lo schema escogitato per fare campionamento con scavo, sempre con esplosivo, ma preceduto dal consolidamento. Questo è uno dei casi più garantisti, perché questi tratteggi che vedete sopra sono le perforazioni che vanno a costituire il consolidamento all'intorno di quella che è la galleria che sarà scavata, e naturalmente sono anche dei fori di infilaggio interni
che sono, verranno prodotti qui e che quindi ci permettono per lunghezze di 18 metri di avere contezza in modo previsionale di che cosa si andrà ad incontrare. Quindi questo è uno dei metodi che ci permette di campionare e di avere contezza per uno sfondo massimo di quello che succede, sempre senza andare ad interferire con le operazioni di scavo. Infine la tecnica del martellone, qui ho cercato di ricordare in modo che se poi le slide verranno lasciate in visione un'ora a tempo di leggerlo, ci ha raccontato esattamente come si è pensato di fare il campionamento quando si utilizza questa apparecchiatura. È un campionamento un po' più difficile da raccontare perché si cerca di calare con la stessa metodica statistica vista per l'uso dell'esplosivo una tecnica fatta con un mezzo meccanico che va a battere e a picchiettare puntualmente su 8 punti del fronte che dovranno essere scelti anch'essi per essere tali da poter rientrare in quella casistica che prevede come si costruisce un campione rappresentativo di quello che viene scavato. Il vantaggio dell'uso del martellone, se così possiamo dire, è il fatto che è uno scavo praticamente continuo anche se tradizionale, quindi con l'assistenza del geologo al fronte si può avere con continuità, quindi senza step successivi ad intervalli discreti, la possibilità di verificare effettivamente la presenza della pietra. Allora, la struttura del protocollo più o meno l'abbiamo vista. Questo è l'indice del documento, nell'indice 2. Allora, elenco allegati, sono circa un 10 allegati dove il primo è proprio il cosiddetto metodo del professor Clerici che spiega dal punto di vista statistico e operativo come si deve procedere con il campionamento e l'analisi. Nell'elenco allegati c'è anche importante l'allegato numero 3 che deve essere stato oggetto di discussione anche sul territorio perché è il documento dove vengono riportate le sezioni geologiche, meglio il profilo geologico dell'intera linea a cui si è fatto lo sforzo di associare per macro tratte la massima probabilità di poter incontrare le pietre grandi durante lo scavo. Quello che si è visto circolare come informazione, diciamo, non appropriata, dove si vedeva o si diceva che c'era fino al 50% di agnate. Il 50% è la massima probabilità di incontrare la pietra verde durante lo scavo. Allora, vediamo un attimo di chiarire questo concetto. Le pietre verdi sono rocce che hanno come costituenti fondamentali alcuni minerali e come costituente accessorio l'amianto. È un po' come parlare nelle diete di macronutrienti, cioè carboidrati, lipidi e proteine, e micronutrienti, cioè le vitamine, i flavonoidi, gli antiossidanti. Ecco, l'amianto è un. Oppure se vogliamo fare l'esempio dell'abbigliamento può essere l'orologio, l'anello, ma certamente non il pantone, la giacca. Quindi parliamo di queste cose. Sempre seguendo quello che è lo sviluppo del documento, che spero appena sarà approvato verrà anche diffuso e sarà quindi dato modo di accedervi. C'è una sezione che è tutta la parte di approfondimento geologico che serve a costituire il modello geologico di riferimento, di cui facciamo vedere la sintesi e quindi quello che costituisce l'allegato 3. Siccome per questioni grafiche non è possibile proiettarvi in un'unica soluzione tutto il profilo, adesso vi farò vedere una sequenza di slide. E come vedete, questa sezione qui, che è un pezzo piemontese, perché questa che ho io ancora la parte che riguarda soltanto Piemonte, ma per la tratta Ligure che si svolge in questa zona,
non cambia nulla, nel senso che abbiamo la massima probabilità di incontrare la pietra verde del 5%. AP indica gli argilli, le argille a pallolini, le argillite a pallolini, che è la formazione, la stessa, che si sta affrontando nello scavo del cunicolo geognostico Valdenne, ed è quella di cui poi magari ne parlerò in modo un po' più di dettaglio, sempre senza entrare troppo nel merito, perché lascerò agli specialisti compito di raccontare. Allora, facendo la panoramica dell'allegato 3, andiamo a vedere che passiamo da un 5% ad una tratta che va dalla chilometrica 8 più 400 alla chilometrica 12 più 00, dove si ha il 50% di probabilità di incontrare le pietre verdi. Quindi un'altra tratta dove di nuovo, malgrado siamo sempre nelle argille a pallolini, si è stimato di avere la massima probabilità del 20%, e infine di nuovo una tratta al 50%. Qui siamo nella zona più o meno di Arquata, questo giallo è l'unica formazione geologica dove si può considerare di non incontrare pietra verde. Allora, per il campionamento, che è tutta la parte del capitolo 11, mi sembra di avere dato quantomeno un'infarinatura di cosa si intende fare, rimane da vedere invece la parte sull'aereo disperso. Allora, questa immagine, anche se non è leggibile, rappresenta cartograficamente il territorio piemontese interessato dal Terzo Valico, e queste nuvole di rosso sono le reti di monitoraggio dell'aereo disperso intorno al pozzo Radimero, intorno alla finestra Castagnola, scusate, Valdemme, e intorno alla finestra Castagnola. Questo è un punto di misura che praticamente è ubicato qui. Qui siamo noi. Questo invece deve essere posizionato nella piazza di voltaggio, quella in uscita voltaggio. Andiamo a vedere un attimo qual è la logica con cui si è cercato di fare opera di prevenzione con questo meccanismo. Poi magari ARPA potrà essere più esaustiva. Allora, la logica nasce proprio da quei dettami deliberati nel lontano 2005, e cioè la logica è quella di avere un punto di misura più prossimo possibile al cantiere, e in questo caso noi abbiamo già un pochino interferito con quelle che sono le competenze di altri, perché questo punto, questa grossa stella, qui siamo in prossimità del cantiere Valdemme, dove si sta scavando con la cassolite pallottini. E questo 02, questa stella qui, è all'imbocco della galleria, quindi a rigore, come dire, noi siamo dentro il cantiere, però in realtà non siamo al fronte, dove c'è la competenza dello spreco. Quindi è stata posizionata, o meglio, se verrà e si spera approvato questo protocollo, questo è un valore aggiunto di questa release, nel senso che questa rete di monitoraggio dovrà funzionare in questo modo. Si piazza qui una centralina, dovrà campionare, poi vi spiegherò in che modo, con che frequenza, già disperso. Subito fuori dal cantiere, in faccia, dove c'è quella piazzola, è previsto il posizionamento del punto 06. Poi ci sono due punti che sono uno a ridosso del deposito scava cemento e l'altro all'interno del cantiere capobase del COSI. Quello è il punto sul piazzale voltaggio. Questa rete è stata escogitata e
programmata in modo da avere contezza di come si può avere eventuale propagazione dell'aereo disperso verso un punto sensibile che gravita sulla pilota. Analogamente succede per gli altri tre nuvole rosse che abbiamo visto. Allora, per quale motivo si fa associazione tra attenzione a cosa succede dentro il cantiere durante le fasi di avanzamento e che cosa succede per l'aereo disperso? Perché abbiamo già visto che se ci sono le pietre verdi, noi siamo già in allarme, dovremmo mettere in campo delle precauzioni che verranno attive. Quindi in ambito sanitario si sa che cosa si deve fare. Ma se stiamo scavando in queste benedette argillite e palombini, che dal punto di vista geologico, poi ve lo spiegheranno meglio gli specialisti, sono delle formazioni, come dire, a bassa probabilità di incontrare pietre verdi, ma la loro pericolosità è il fatto che noi non sappiamo quando le troviamo, perché ci sono due spiegazioni dal punto di vista geologico di queste formazioni. Una che può somigliare, passatemi il termine semplificato, tipo un panettone con l'uvetà dentro, perché ci sono degli inclusi ofiolitici che se si può fare sondaggio preventivo si può avere la fortuna di trovare, però non è detto, quindi è importante che il geologo sia presente e le veda. Altrimenti ci può essere l'altra spiegazione che viene data, perché per un fenomeno deposizionale che ha originato queste argillette ci potrebbero essere delle cosiddette scaglie all'interno molto più difficili da vedere. Quindi se il geologo al fronte, per quanto esperto, non le vede. Il campionamento iniziale noi l'abbiamo fatto, abbiamo fatto fare le analisi, risultano negative, c'è il geologo al fronte, non vede le pietre verdi, si procede con lo scavo, però lo scavo provoca una dispersione di fibre, ecco che noi dobbiamo accorgercene immediatamente con questa sentinella. Allora scattano subito delle azioni. Per questo motivo, nella classificazione che noi abbiamo voluto dare di questa formazione geologica all'interno di questo protocollo, abbiamo messo livello di pericolo 1. Livello di pericolo 1 significa, ve lo leggo, che il modello geologico prevede la possibilità di incontrare pietre verdi, vedi allegato 3 come era prima, possibilità di incontrare pietre verdi al fronte. È un livello di pericolo basso, ma questo non significa che il livello di attenzione per prevenire sia stato basso. È un livello di pericolo basso perché c'è una bassa probabilità di poter incontrare. Però sono subdole, perché noi non possiamo essere come dire, sempre pronti a fare l'analisi. Quindi le azioni previste in tabella sono quelle di procedere con l'analisi dell'aereo disperso, almeno in questo punto, quotidianamente sulle 8 ore di un turno. In realtà questa definizione andremo ancora a ritararla meglio, perché dire 8 ore un turno di lavoro non è detto che noi andiamo a beccare quella fase lavorativa che provoca eventualmente il danno. Se per esempio il cantiere si organizza su 3 turni e il primo turno fa le fasi di preparazione e lo sparo dell'esplosivo avviene dal cambio del turno, noi quelle 8 ore ci andremo a tarare in modo che vadano a coprire quella fascia in cui la lavorazione effettivamente può provocare la situazione interna. Ecco, io credo di avere comunque messo in risalto il fatto che monitorare è veramente importante e fondamentale. E mi sono permesso di rubare una frase che è mia, ma è di un mio professore piuttosto esperto in materia, e che nella sua lezione magistralis ci ha concluso dicendo che il monitoraggio è un aspetto essenziale delle costruzioni sotterranee e della gestione dei rischi, già che esso verifica che il terreno si comporti in accordo con le assunzioni del progetto. Il monitoraggio è lo specchio dell'anima della galleria. Il monitoraggio può anticipare in modo oggettivo un'opinione soggettiva sulle reali condizioni. Monitorare dunque, ma non solo per assolvere ad una grana contrattuale.
Quindi costruire bene l'opera costi quel che costi, è ovviamente meglio che andare comunque avanti costi quel che costi. I soldi sono anche due. Grazie ingegnere per la presentazione. Passerei la parola al dottor Angelo Robotto, direttore generale dell'ASPA Piemonte. Grazie a lei. Buongiorno, ringrazio i sindaci per la pressione che mi hanno fatto per essere qua oggi per rappresentare ARPA e per sottolineare il ruolo di ARPA Piemonte. ARPA è l'ente di controllo a cui spettano in generale i vari compiti di controllo ambientale, ivi compresi quelli di polizia giudiziaria. Nel caso di specie, l'ARPA è deputata a verificare la conformità del progetto esecutivo alla delibera CIPE per gli aspetti di monitoraggio ambientale, alla verifica dell'attuazione corretta del sistema di gestione ambientale, proponendo integrazioni e o azioni correttive da mettere in atto in caso di specifiche criticità. La verifica, e mi permetto di sottolinearlo, mediante sopralluoghi in campo e campionamenti in parallelo rispetto ai campionamenti che vengono effettuati in base ai protocolli dal proponente. Quindi sopralluoghi in campo e campionamenti in parallelo per la verifica della corretta esecuzione delle attività di monitoraggio dell'amianto, della qualità dell'aria, delle radiazioni, della corretta gestione delle terre e rocce da scavo, delle acque. ARPA fornisce poi un supporto tecnico specialistico agli enti preposti alla gestione delle azioni correttive in caso si verificassero delle anomalie. L'anomalia può verificarsi. L'importante è porre in essere prima tutte le azioni di prevenzione possibili e conoscibili ad oggi in base allo stato dell'arte e alle norme. Qualora si verificassero delle anomalie, è importante monitorarle per individuare in tempo reale l'insorgenza delle anomalie e fornire agli enti competenti con potestà prescrittiva ordinatoria le indicazioni migliori, più efficaci per l'abbattimento e il contenimento di quelle anomalie. ARPA fornisce inoltre il supporto per l'analisi dei dati ambientali e dei referti analitici ottenuti dalle varie campagne di monitoraggio in capo al proponente. Lo sviluppo inoltre di sistemi informativi verticali per la gestione dei dati di monitoraggio. Vi accenderò dopo alcuni elementi. In base a modalità operative, ARPA è un ente a valenza regionale. Di situazioni che, mi concentro adesso sul tema mio, di situazioni che in Piemonte
coinvolgono questo tema, ARPA ne vive e ha vissute e ne vivrà, a partire dalla gestione del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato, del sito di interesse nazionale di Balangea. Personalmente, essendo casalese, sono particolarmente sensibile al problema dell'amianto, ma la sensibilità mia è la sensibilità di ARPA Piemonte. Il ruolo, nello specifico, del nostro centro ambientale amianto regionale, citato già dall'ingegner Carpi prima, ha un ruolo fondamentale nella predisposizione dei piani di monitoraggio ambientale, perché nel momento in cui ARPA indica le migliori tecniche che vengono già adottate e utilizzate in altri contesti ambientali, il supporto tecnico-scientifico diventa fondamentale nell'indicare le modalità. La verifica dell'operato di COCIT, in questo caso, in cantiere. L'effettuazione di campionamenti e analisi di materiali solidi ed acque per verificare eventuale presenza di amianto all'interno e all'esterno del cantiere. Sia in modo autonomo, è stato ben spiegato prima, a livello di monitoraggio ambientale, quindi fino alla bocca della galleria, sia a supporto dell'ASL Spresal, struttura dedicata e deputata ai controlli sull'igiene, sicurezza del lavoro degli operatori all'interno del cantiere. La struttura geologia e dissesto, che opera anche nelle valutazioni e nelle procedure proposte da COCE sul monitoraggio del fronte di scavo, per valutare il grado di attendibilità del modello geologico proposto, e nelle effettuazioni di verifiche periodiche sulle risultanze delle indagini geognostiche effettuate dal proponente, sulla natura dei materiali che risultano provenienti dallo scavo e sul fronte di scavo. Il Dipartimento di Alessandria, ARPA, è organizzata con dei dipartimenti a valenza regionale e dei dipartimenti a valenza provinciale. I dipartimenti a valenza provinciale hanno e mantengono il polso sul territorio anche a mezzo di azioni afferenti direttamente all'autorità giudiziaria. Il Dipartimento di Alessandria che effettua tutti i controlli previsti dalla legge sulla gestione del cantiere, per quanto di competenza ambientale. Finalità del monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse. Mi collego adesso a tutto quanto già tracciato dall'ingegner Carpi nella presentazione di pochi minuti fa, permettendomi soltanto di ampliare alcuni aspetti illustrativi che danno un completamento del percorso di monitoraggio. Il problema dell'amianto per la salute umana è che l'amianto sia aerodisperso. L'aerodispersione dell'amianto e quindi la possibilità di essere inalato da un soggetto è in questa fase che è necessario intervenire per comprendere prima se amianto può disperdersi o no. Lavoro sul fronte di scavo. Dopo, comprendere se, qualora si stia lavorando, impossibile presenza di materiali che
possono aerodisperdere fibre di amianto, vedere che tipo di fibre sono e se effettivamente c'è una concentrazione che può essere causante, nocumento per la salute umana. Quindi la finalità è di individuare immediatamente una possibile dispersione di fibre di amianto nell'atmosfera per garantire la salute dei lavoratori e dei cittadini. ARPA definisce, ha definito, impone con precisione le modalità per il monitoraggio ambientale delle fibre di amianto. Il proponente è tenuto a rispettare le indicazioni definite da ARPA. Questo è un campionatore ambientale. Come si sviluppa? Mi permetto di ripetere brevemente quello che è già stato detto nell'ambito dell'illustrazione del protocollo. Ci sono dei livelli di pericolo che vengono definiti dal modello geologico che descrive la probabilità di incontrare rocce contenenti amianto durante le attività di scavo. E c'è un rilievo geologico al fronte di scavo. L'incrocio di questi due aspetti ha fatto classificare in quattro classi di pericolo, che non sono di rischio, sono di pericolo, quindi di potenziale rischio, non di rischio, da 0 a 3. 0, il modello geologico esclude la presenza di pietre verdi, assenza di pietre verdi al fronte. 3, presenza di fibre di amianto accertata analiticamente. A seconda del livello di pericolo, ARPA ha indicato quali devono essere le procedure del monitoraggio delle possibili fibre aerodisperse. Ricordiamo la cartina con le stelline. C'è un punto sentinella posto immediatamente all'esterno della galleria in fase di scavo, alla bocca della galleria, con la funzione di segnalare qualunque possibile dispersione di fibre fin dal primo momento, perché siamo in prossimità di dove è possibile che ci sia presenza di sorgenti asbestifere. La prima cintura di punti di campionamento visti nella cartina precedentemente mostrata a ridosso del cantiere, con funzione di individuare eventuali dispersioni di fibre d'amianto già all'esterno del cantiere. La seconda cintura, in prossimità dei centri abitati, con funzione di individuare eventuali dispersioni di fibre di amianto a media distanza, cioè più prossimi ai possibili bersagli. Quindi, in un percorso, peraltro mi sia permesso sottolinearlo, già sperimentato in varie situazioni, ivi compresa la tecnica di bonifica adottata per i polverini del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato, non essendo possibile anche in quel caso costruire un contenimento fisico delle fibre d'amianto, i box, essendo anche in quel caso
situazioni di ben maggiore pericolosità, situazioni che non possono essere inboxate, cimitero dei Fassinelli, campi da bocce, cortili di asili. Allora la tecnica è sempre stata condivisa e approvata dai ministeri, proposta da Acqua Piemonte, mi permetto di sottolineare, di bagnare a seconda delle situazioni e di adottare sistemi di monitoraggio che fungono da contenimento virtuale di volumi fisici, quindi monitoro finirendo conto se effettivamente stanno uscendo delle fibre. Prima, in questo caso invece, individuo se è possibile che ci siano fibre che possono aerodisperdersi o no. A Casale la situazione invece è diversa, le fibre certamente c'erano e ci sono. Ma non è finito, perché il monitoraggio di fibre disperse necessita di una definizione chiara e dettagliata di modalità di campionamento e analisi. Le modalità di campionamento e analisi devono essere chiaramente definite per quello che si fanno i protocolli, perché ARPA i suoi protocolli li ha per sé. L'importante è poter anche condividere le indicazioni, se del caso prescriverle, in maniera tale che i risultati possano essere confrontabili, altrimenti i risultati non sono confrontabili. Vi sottolineo che questa tipologia di analisi è effettuata a mezzo di microscopia elettronica, quindi con apparecchiature sofisticate, con apparecchiature che, grazie anche all'interessamento della giunta regionale e del comitato regionale di indirizzo, spero di riuscire a breve a installare anche nella nostra sede di Casale Monferrato e quindi ancora più vicine al territorio. La normativa nazionale, già detto da Carmi, mi permetto di ripeterlo. Sì, però individua. Sì, è quasi mezzogiorno, la gente poi va a casa e noi ci stiamo. Ora sappiamo cosa fa l'ARPA, sappiamo le normative, però non abbiamo parlato del progetto, delle cose qua che la gente vuole sapere. Posso fermarmi anche adesso? Scusate se mi permetto di interrompere, però è tardi. Hai ragione Valerio, no, però scusami, io ho detto prima, voglio che la gente ascolti e si faccia le proprie opinioni. Non mi interessa, se non la facciamo, se capito, sarebbe andato, faccia la porta. Io voglio però che si finisca le relazioni. Se uno vuole sapere, io ho fame, voglio andare, invece sto qua perché sono interessato. Ma allora si faceva il pomeriggio e si stava qua avanti fino alle 9. Francesco, non mi interessa. No, però non abbiamo deciso di fare questo, si va avanti in questa direzione. Punto. Sì, non mi interrompete neanche. Per carità. Vi dico solo una cosa, perché abbiamo ascolto che ovviamente, magari per qualcuno sono, spero che mi sentiate, di solito una volta sì, arrivo abbastanza lontano. Però abbiamo colto che indubbiamente, trattandosi di argomenti molto tecnici, possa essere un po' pesante, diciamo, l'esposizione, però purtroppo è un anno e mezzo di lavoro. Sì, ma lo è un anno, no, scusami Francesco, ma arrivo dove volete arrivare voi. Il concetto che noi vorremmo dire è, siccome giustamente si può dare spazio alle domande, oggi avevamo organizzato di parlare sia di rischi amianto che di rischio idrogeologico, però credo che ci sia in questo momento un tale, diciamo così, profluvio di informazioni che sono state date su quel lavoro che è stato fatto dai tavoli regionali, ma oramai in accordo anche con l'osservatorio ambientale che l'ha fatte proprie, e credo sia giusto, terminando l'intervento del direttore generale dell'ARPA, dare spazio alle domande. Dopodiché, se riusciremo, andremo avanti con la parte di rischio idrogeologico, se no
Come è stato, mi sembra che sia stato chiaro dall'inizio, l'intendimento almeno di questi tre sindaci dall'inizio, ma poi di tutti i sindaci, voi li vedete qua, sono praticamente rappresentati tutti i comuni interessati dall'opera, di dare informazione alle proprie popolazioni, eventualmente rimanderemo ad un incontro specifico sul rischio idrogeologico parlandone altrettanto approfonditamente. Quindi da una parte è evidente che adesso ci sono delle domande a cui bisogna alle persone dare la possibilità di farle, se no arriviamo alle qua. Dall'altra parte però è importante lasciar finire l'ingegnere Robotto, perché lo ripeto, noi parliamo tanto di funzioni regionali, l'ingegnere Robotto è il numero uno di Arpa Piemonte, quindi la nostra salute dal punto di vista dell'ambiente è nelle sue mani. La faccio un po' romanzata, ma è una verità assoluta, quindi lasciamolo finire. Concludo, perché effettivamente mi scuso con i signori in sala, sono stato più lungo di quanto dovevo essere, perdonatemi. Concludo dicendo che Arpa Piemonte, io ringrazio il sindaco, ma io sono un semplicemente ho l'onore di poter guidare un 1054 tecnici specialisti che sul territorio regionale dell'intero Piemonte si danno veramente da fare, anche ben oltre i loro compiti specifici, lavorando senza riuscire a essere pagati per un'ora di straordinario. Qua oggi ci sono delle colleghe e dei colleghi che sabato mattina sono qua presenti anche per essere testimoni di appartenenza a un ente che è a servizio delle istituzioni, ma soprattutto dei cittadini stessi, espletando attività e azioni che sono riassunte anche nelle slide che lascerò a disposizione per chiunque voglia approfondire, espletando azioni anche antipatiche a volte, ma corrette e rigorose, perché un mio punto nodale di mandato di direzione è il potenziamento dell'efficacia dei controlli dell'agenzia. Ritengo veramente a vantaggio di tutti i cittadini. Grazie. Okay.